Allora, ma non c'è niente, Maria è svenuta, il medico la sta visitando, non è successo niente, calma, calma. Meno male. Un semplice malore, niente di preoccupante, state tranquilli. Noi lo sappiamo tutti, Maria è di salute un po' cagionevole, basta uno strapazzo. Ma non è successo niente. Ma niente di grave, sono cose che succedono a chi aspetta un figlio, sai. Un semplice svenimento. Come aspetta un figlio? Stavo dicendo che non è successo niente, che quella è incinta. È incinta, don Vito, siamo già intorno al terzo mese. Ah, sì? Lo strano è che la bambina è ancora vergine, l'imene è intatto, capisci? Ma comunque casi del genere si presentano molto spesso, specie fra gente che non sa cosa sia un bidet. Dottore, ma è sicuro che c'entra il bidet? Guarda che impossibile. No, Vito, via, non facciamolo una tragedia, fatela sposare e tutto si risolverà. Dottore, ma guarda che qui forse c'è uno sbaglio, sai? Guarda che una bambina non è uscita mai di casa. E poi se dice che ha l'imene intatto, chi è stato? Padre, cosa vuole che le dica? Sarà stato lo Spirito Santo? Sarà, ma a me mi sembra una cosa molto strana. Mia moglie dice che il medico ha ragione, però io non ci credo. Finché non tocco con mano io... Ci siamo riuniti qui a quest'ora solo per cercare di capire che cosa è successo. Qui una cosa è certa, nessuno di noi è stato. Gente da fuori non ne viene, Maria non esce. E allora? Tutto torna, 3 mesi. È morta, lo ha detto anche il medico nel certificato. Poi è resuscitata. E questo, se permettete, è già un miracolo. Ora è incinta, vergine. Si chiama Maria? Decidete voi. Mi son con Luca. Credo che il gabbia ragione. La sembrerà una cosa senza senso, però... no che sei, altra spiegazione. Io non so. Secondo me bisogna sentire gli altri. Ah, ma a me sembra tutto così assurdo. E poi, perché proprio qui da noi? Siete ignoranti, se no capireste. In definitiva, Gesù è vissuto a Nazareth tra gente povera, senza speranza, tra pescatori, pastori, artigiani. Mica era nobile o ricco lui. Luca, tu dici che è nato fra artigiani, pescatori, pastori. Casimo tutto mariolo, fatiente e figli di puttana. Ti parlo lo stesso ambiente. A me sì.